Oggi a Cavarzere si è tenuta la seconda fiera dell'agricoltura Agricavarzere, dedicata anche ai prodotti del territorio. Patrocinata dal Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali, oltre che dalla Regione Veneto e della Città Metropolitana di Venezia, la fiera ha visto accorrere numerosi politici che sul tema agricoltura stanno cercando di agire per evitare che il settore venga subissato da richieste troppo pesanti da parte dell'Europa, che sembra dimenticare che ci sono tre pilastri su cui si basa la sostenibilità. A fianco della sostenibilità ambientale, devono esserci infatti la sostenibilità economica e quella sociale, aspetti questi che sembra non vengano tenuti nella giusta considerazione. Presenti gli stand dei prodotti agricoli a chilometri zero, grazie a CIA, Coldiretti e Confagricoltura. Presenti le miniature dei mezzi agricoli oltre ai giochi di una volta e ai mezzi agricoli di un tempo. Spazio anche per le biciclette degli antichi mestieri con cui gli artigiani raggiungevano, anteguerra, i posti più reconditi dove poteva essere utile la loro presenza. Presente anche la bicicletta del pescivendolo che proveniva da Ciosa e da dove altro per vendere anche qua in campagna i prodotti del nostro mare. Già in mattinata una bella folla ha riempito la piazza Vittorio Emanuele II, folla che non ha fatto che incrementare durante la giornata, complice il bel tempo. Come ha detto l'assessore all'agricoltura del comune di Cavarzere, Matteo Bernello, ci sono tutti i presupposti per fare successive edizioni. Molto soddisfatto anche il sindaco Pierfrancesco Munari, a sostenere il quale sono sopraggiunti anche l'onorevole eurodeputata Rosanna Conte, l'onorevole Giorgia Andreuzza, il senatore Speranzon, il senatore Amidei, il consigliere regionale Dolfin e altri sindaci. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona con tutto rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono. E niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca.